Allora, siamo pronti per il filmato del Media Meeting? Le diapositive sono pronte. Computer è pronto. Filmati anche, sono qua. Allora spegniamo la luce. I costruttori europei sono tutti preoccupati per come sarà il trattore dei prossimi anni. Ma c'è un team in Europa con idee molto chiare e voglia di fare. Seguiamo gli uomini dei piani alti. Qui è cominciata 2 anni fa una storia ambiziosa e complessa per i trattori della nuova gamma alta. I tavoli da disegno si sono subito riempiti con tutte le idee dei nostri progettisti. In parallelo, Giugiaro costruiva i modelli in polistirolo di un trattore tutto nuovo. E la struttura della cabina era sottoposta a prove d'urto. Per ottenere meno di 80 decibel si impiegarono mesi di laboratorio. E l'intero posto guida fu sottoposto a 5.000 ore di funzionamento ed urti. Le prime macchine, intanto, scendevano sul campo con i gruppi di nuovo progetto. In 2 anni, 15 motori in diversi allestimenti sono stati messi al banco. E 2 generazioni successive di trasmissioni. Fino ad arrivare agli ultimi test più raffinati di compatibilità elettromagnetica. Intanto, l'officina prototipi correva dietro a tutto questo da fare, aggiornando di notte quanto i progettisti avevano inventato di giorno. E di giorno gli sperimentatori avevano rotto. E finalmente, i prototipi completi sono oggi pronti per essere ammirati da tutti. Per descriverli, presenteremo in particolare i seguenti capitoli. 1. La nuova famiglia dei motori 1.006 cilindri. 2. La nuova famiglia di trasmissioni a 6 marce e 40 km all'ora, con tutte le diverse opzioni ed allestimenti. 3. Il pacchetto di elettronica relativo al sollevatore posteriore elettronico, con radar. 4. Il pacchetto di elettronica relativo al sistema SBA di sbloccaggio automatico differenziale e doppia trazione. 5. Il pacchetto relativo al performance monitor. 6. Il posto guida e il nuovo styling di Giugiaro. Vediamo adesso la famiglia dei motori. Dalla nuova gamma deriva una unificazione spinta dei componenti e ne beneficia tutto il processo aziendale, dalla produzione ai ricambi. La nuova gamma alta viene offerta da 100 a 180 cavalli, con le versioni 4 turbo, 6 aspirato, turbo, turbo intercooler e con aspirazione risonante. Con i nuovi motori 6 cilindri della serie 1000, il gruppo SAME raggiunge la potenza di 180 cavalli, cioè una potenza specifica di 30 cavalli litro. Questo è il valore più alto fino ad oggi raggiunto nel gruppo. Per arrivare a questo risultato con un'affidabilità ancora migliore dell'attuale produzione, il gruppo motori ha dovuto rivedere in modo sostanziale alcuni componenti fondamentali del motore, quali ad esempio la testa cilindri, la canna e l'appoggio canna basamento dei motori ad aria. Per ridisegnare la testa dei cilindri abbiamo chiesto aiuto al calcolatore e questa è la riduzione di temperatura ottenuta. Miglior durata ed affidabilità. Ecco le prestazioni dei nuovi motori confrontate con le attuali. Miglior incremento di coppia, campo di utilizzazione più ampio e consumi più ridotti. Inoltre, per la prima volta al mondo, un trattore viene dotato di regolatore elettronico di velocità. Il regolatore elettronico sostituisce l'attuale con i seguenti vantaggi. 1. Velocità rigorosamente costante. 2. Motore più brillante. 3. Comodità d'uso e minor fatica. Questi sono i tasti che sostituiscono l'attuale acceleratore a mano e consentono di preselezionare la velocità motore. Le manovre a fine campo vengono eseguite con facilità, sono più rapide e meno affaticanti. Anche la produzione è coinvolta nel nuovo progetto.
Ecco le nuove macchine per la lavorazione dei monoblocchi. 3 unità flessibili per più di 3 miliardi di investimento. Vediamo ora il capitolo delle trasmissioni. Sono 3 le caratteristiche che mancano sulle trasmissioni della gamma medio-alta oggi. L'inversore sincronizzato, i 40 km all'ora e la PTO sincro. Questa nuova famiglia di cambi risolve completamente questi problemi. E poi c'è un'altra grossa novità per la quale il gruppo Same è ancora una volta al primo posto. Il cambio ha ben 6 marce, cosa che migliora notevolmente la praticità d'uso sia su strada sia su campo. La trasmissione ha una modularità spinta. Il cambio più l'inversore sincronizzato sono la base comune. A questa si aggiunge il mini riduttore meccanico o idraulico. Poi 2, 3 o 4 gambe sincronizzate e la PTO sincro. Il cambio più completo dispone quindi di 6 marce, 4 gambe e il drive power. Le velocità vanno da 0,2 a 40 km all'ora e c'è da soddisfare tutte le applicazioni. In cabina si riconosce subito la leva del cambio caratteristica per il drive power, poi quella dell'inversore e quella delle gambe. Il drive power è molto simile a quello ormai affermato e vincente della gamma media. È stato tuttavia rinforzato nei componenti meccanici per trasmettere con piena affidabilità tutte le potenze in gioco. Il bloccaggio del differenziale anteriore e posteriore e delle 4 ruote motrici e anche il drive power sono a funzionamento elettroidraulico sulla macchina base. E tutti questi comandi sono integrati in un unico distributore per migliorare l'affidabilità. Sulla console di destra ritroviamo i 2 consueti pulsanti dei bloccaggi della doppia trazione e dei differenziali. Ma c'è anche un pulsante in più, nuovo. Ne riparleremo fra poco. Anche in questa trasmissione è stata inserita in base la PTO a 4 velocità, che dà i ben noti vantaggi di consumo. La PTO economica è comandata da una leva a sinistra del sedile e i tradizionali comandi della PTO anteriore e posteriore sono alloggiati sulla console di destra. Naturalmente, anche su questa macchina è montata la valvola Separate Brakes, nostro brevetto, che consente, in caso di frenatura asimmetrica, di utilizzare solo il freno posteriore. E vediamo ora il capitolo dell'elettronica. Per la nuova gamma alta, oltre al regolatore elettronico del motore, abbiamo messo a punto 3 pacchetti di elettronica. Il sollevatore a slittamento controllato, il performance monitor e il sistema SBA. Nelle macchine, alcuni oggetti misteriosi preannunciano queste novità. Esaminiamole iniziando dal pacchetto del sollevatore. Nel sollevatore elettronico ci sono componenti elettronici ed elettroidraulici che sostituiscono molte delle parti meccaniche. L'attrezzo si solleva per l'azione di un cilindro idraulico, che oggi però è comandato da 2 elettrovalvole proporzionali. Queste ricevono impulsi elettrici dalla centralina di controllo e l'elettronica sente, attraverso opportuni trasduttori, lo sforzo dell'attrezzo. La sua posizione, ma specialmente lo slittamento delle ruote. C'è quindi un controllo in più rispetto ad oggi, quello dello slittamento. Inoltre, attraverso i comandi della console, si controlla in modo più preciso e ripetibile il sollevamento dell'attrezzo, la velocità di discesa, il controllo di sforzo e posizione, il limite di sollevamento, la profondità di aratura e la sensibilità. Il sollevatore elettronico può essere comandato anche dall'esterno tramite 2 coppie di pulsanti. Ma la novità importante è costituita dal controllo dello slittamento. Un trasduttore magnetico montato nella scatola cambio capta la velocità delle ruote. Il sensore a microonde, paragonabile ad un radar, misura la velocità del trattore rispetto al terreno.
e dal confronto delle misure si ricava un segnale proporzionale allo slittamento. Quando lo sforzo è eccessivo e lo slittamento supera un valore limite, l'elettronica fa sollevare l'attrezzo e, non appena lo slittamento è rientrato nei limiti, ripristina la posizione iniziale. Tutte operazioni eseguite automaticamente, senza alcun intervento dell'operatore. Abbiamo fatto più di 1500 ore in campo per mettere a punto il sistema ed i risultati sono stati ottimi. Con il radar, il sollevatore elettronico ha davvero una marcia in più. Vediamo ora il sistema SBA. Il bloccaggio di differenziale e doppia trazione nasce dal fatto che, per avere il massimo di trazione, occorre che le quattro ruote siano collegate rigidamente tra di loro. Ma mentre ciò è possibile in rettilineo, nel caso di sterzata o di marcia su strada, la cinematica del veicolo non lo può consentire. Allora, per liberare l'operatore dalla scomoda e ripetitiva incombenza di azionare i bloccaggi, abbiamo sviluppato un sistema originale denominato SBA. I trattori dotati di SBA si distinguono perché sulla console, ai due tasti per i bloccaggi consueti, si aggiunge un altro tasto che permette il comando manuale ed automatico. Quando il tasto è rilasciato, l'automatismo è disinserito e l'operatore ha il completo controllo sui due tasti di differenziale e doppia trazione, come su un trattore tradizionale. Quando invece il tasto è premuto, l'SBA controlla automaticamente le due funzioni secondo la seguente logica. La doppia trazione è sempre inserita in campo e si sblocca su strada quando il trattore supera la velocità di 15 km all'ora. I differenziali sono sempre inseriti in marcia rettilinea. Si sbloccano o se la velocità supera i 15 km all'ora o se si è in sterzata stretta, se l'angolo delle ruote è maggiore di 20 gradi. Vediamo che cosa c'è dentro. La centralina elettronica è il cervello del sistema. Raccoglie ed elabora le informazioni che provengono dal trasduttore di velocità ruote, dal sensore d'angolo di sterzata, nostro brevetto, che è montato sul ponte anteriore, e poi dai sensori di frenata unilaterale durante le manovre a fine solco. Il risultato dell'elaborazione di questi segnali comanda le elettrovalvole che inseriscono i bloccaggi. Questo inserimento si effettua con un nuovo sistema di frizioni a dischi multipli che permettono un comando molto più dolce ed affidabile rispetto al sistema a pioli delle macchine di oggi. Domandiamo a chi l'ha provato com'è l'SB. Da quando abbiamo in prova la macchina con SBA, a fine solco non c'è più da schiacciare tutti quei comandi, gli operatori sono tutti entusiasti. Abbiamo faticato a trovare la giusta calibrazione di tutti quei trasduttori, ma oramai abbiamo fatto più di 2000 ore. L'abbiamo dato in prova a gente che era scettica e dopo averlo provato tutti l'avrebbero voluto avere subito. Il terzo pacchetto è quello del Performance Monitor. Si tratta di un computer di bordo a 7 funzioni, personalizzato su nostre specifiche e con design di Giugiaro. Le funzioni inserite nel Performance Monitor sono quelle di immediata utilità e comprensione per l'operatore. Il grande display è a cristalli liquidi ed è illuminato per la visione notturna. Le funzioni sono selezionate per mezzo di soli 3 tasti. In alto, un indicatore a barre misura lo slittamento percentuale delle ruote. Premendo il tasto centrale, si selezionano in sequenza la velocità reale del trattore al decimo di chilometro all'ora, la velocità del motore, la velocità della presa di forza. Premendo il tasto di sinistra, si misura l'area totale lavorata, il tempo effettivo di lavorazione e la resa oraria in ettari o acri all'ora. Premendo il tasto di destra, un contatore visualizza il tempo di lavorazione in cui lo slittamento ha superato il valore massimo ammesso, ad esempio 25%. Questa misura, esclusiva del nostro marchio, ci dà l'indicazione dell'usura subita dai pneumatici durante la lavorazione.
Premendo ancora una volta il tasto, si visualizza il totalizzatore del contaeventi, che è un tasto sulla console introdotto su suggerimento di alcuni utilizzatori. L'abbiamo usato per puntare le balle di fieno e i filari irrorati. Con tutti questi pacchetti, sollevatore, regolatore, performance monitor, SBA, pensiamo di aver dato ai nostri nuovi trattori quanto di meglio si poteva chiedere oggi all'elettronica. E un pizzico in più, che solo il gruppo SAM poteva progettare. Vediamo ora il posto guida e la carrozzeria. Con questa serie si è voluto dare un nuovo stile ai nostri trattori della gamma alta. Sono state perciò disegnate ex novo sia le cofanature che la cabina. Nel definire le linee del cofano e dei fianchetti è stata ottimizzata la loro modularità, pur mantenendo una chiara differenziazione del marchio. Le cofanature sono ovviamente in lamiera zincata. Le aperture del cofano per la circolazione dell'aria motore non sono solo belle. Sono state studiate in laboratorio per garantire un buon raffreddamento ed insieme prepararsi alla riduzione rumore esterno che verrà presto richiesta dalle norme. Sia il silenziatore di scarico che il filtro dell'aria sono sotto il cofano e giudicate voi quanto ne guadagna la visibilità dal posto guida. Il filtro dell'aria sui motori turbo è stato portato da 8 a 10 pollici. Si raddoppia l'autonomia tra una pulizia e l'altra ed il motore respira meglio. Il sollevatore anteriore, che ormai caratterizza tutti i nuovi trattori del gruppo, è stato integrato nel disegno della parte anteriore della macchina ed è così funzionale che a noi sembra persino bello. La stazione automatica di controllo può essere scelta sia a controllo elettronico che a controllo meccanico. Per il comando da terra, il sollevatore elettronico ha 2 pulsanti. Il sollevatore meccanico, una nuova impugnatura, più comoda e robusta. Diamo ora un'occhiata all'esterno della cabina. Il nuovo tetto ha un'ampia visiera che protegge l'abitacolo dal sole. Le nuove linee arrotondate dei parafanghi e paraspruzzi armonizzano con quelle dei cofani. Il parabrezza e le porte, tutto vetro, sono di cristallo stampato. Le superfici bombate collaborano alla riduzione del rumore interno. La visibilità del campo di lavoro è migliorata in tutte le direzioni. Notate l'ampiezza del vetro qui davanti. Saliamo ora sulla scaletta. Anche i gradini sono nuovi. Ed entriamo nell'interno della cabina. Il posto guida è stato disegnato guadagnando tutto lo spazio possibile intorno all'operatore. Le leve di comando cambio e gli strumenti sulla console destra tengono conto, in modo modulare, del moltiplicarsi delle versioni in alternativa. Il cruscotto, pur presentando una linea nuova, accoglie una strumentazione di tipo tradizionale, intuitiva e di comoda lettura, attraverso le razze di un volante a calice, che è nuovo. Naturalmente, il piantone sterzo è regolabile sia in inclinazione che in altezza, per una posizione di guida di massimo comfort. Sul lato destro del posto guida è raggruppata la maggior parte dei comandi manuali. In posizione avanzata si trovano le 3 leve del cambio per il comando dell'inversore, delle gamme e delle marce. Questa leva, nella versione con drive power, ha il caratteristico interruttore di comando. Interruttori e pulsanti hanno ormai sostituito comandi meccanici e pedali. La nostra linea innovativa è drive by wire. Li troviamo quindi nella nuova console di comando per azionare la PTO anteriore, quella posteriore, il bloccaggio del differenziale, l'automatismo SBA, l'acceleratore a mano. Il pannello di comando del sollevatore a controllo meccanico è intercambiabile, modularmente, con quello della versione a controllo elettronico. A portata di mano, nella parte alta della console, c'è il performance monitor, con a fianco gli interruttori per l'accensione del radar e per il conteggio degli eventi. Nella parte centrale si notano poi le leve di comando dei distributori ausiliari, dotate ciascuna di un fermo di sicurezza.
Una tasca a porta oggetti è stata ricavata nella parte posteriore. Sulla sinistra dell'operatore si trovano le leve di comando della PTO economica e di quella sincronizzata e il comando del freno a mano. Nella nuova mascherina del padiglione alloggiano le bocchette per l'aria di ventilazione e condizionamento. Quest'ultimo, con una portata d'aria di oltre 500 metri cubi l'ora, è capace di mantenere la temperatura all'interno della cabina 20 gradi sotto la temperatura esterna. Insomma, anche d'estate, nei nostri trattori, si può proprio stare freschi. I rivestimenti sono stati studiati a lungo per garantire il target di progetto di una rumorosità all'orecchio conducente minore di 80 decibel. Ed ecco qui uno dei diagrammi finali delle prove. La riga continua in alto è il rumore percepito alle varie frequenze nella cabina di oggi. Tratteggiati, più sotto, sono i valori della nuova cabina, che stanno tutti sotto gli 80 decibel in tutto il campo delle frequenze udibili. Sembra un risultato facile, ma c'è voluto un lavoro enorme e raffinato. Infine, in linea con la strategia Hürlimann, sarà offerta anche la versione retroversa. Questa utilizza la stessa struttura e lo stesso posto guida disegnato per la cabina normale, con in più tutte le cose a cui noi siamo abituati nella cabina retroversa. E ci auguriamo che abbia anch'essa molto successo. Vediamo ora le configurazioni di mercato e gli allestimenti. I nuovi modelli 110-130 cavalli sono previsti soltanto nella versione a quattro ruote motrici. Per ognuno dei mercati in cui verranno commercializzati, d'accordo col marketing, abbiamo previsto tre tipi di allestimento. Uno con cabina, disponibile da subito, uno con piattaforma, disponibile fra un certo numero di mesi, e uno con retroversa, disponibile fra circa tre mesi. Nell'ambito di questi allestimenti, poi, avremo ovviamente la versione a 30 e la versione a 40 km all'ora. In funzione dei diversi tipi di cambi, che sono la combinazione di un cambio a 6 marce per un certo numero di gamme, sono stati, in accordo col marketing, definiti esattamente 12 tipi diversi di trasmissioni. Per quanto riguarda la presentazione, in accordo col marketing abbiamo definito un calendario che prevede la presentazione per prima in Italia, in occasione dell'EIMA a novembre 89, seguito in seguito dalla Germania, dall'Inghilterra e dalla Francia. Manutenzione e riparazione. La nuova gamma è stata studiata in modo da semplificare e concentrare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per l'accesso al filtro aria motore e alla batteria si smonta unicamente il fianchetto anteriore destro e si può procedere alle operazioni di pulizia cartuccia e rabbocco liquido batteria. Tutti i punti di manutenzione del motore sono concentrati sul lato destro. Si raggiungono togliendo il fianchetto posteriore. Tappo olio, scambiatore aria olio, pompe iniezione, regolatore giri motore sono tutti lì a portata di mano. Il cilindretto di comando frizione è accessibile dal lato sinistro senza doversi nemmeno chinare. I filtri dell'impianto idraulico sono raggiungibili dalla parte posteriore della macchina e si sostituiscono sfilandoli da sotto il carro. Per operazioni di manutenzione straordinaria e di riparazione, tolta la ruota posteriore sinistra, si arriva facilmente alle pompe dell'impianto idraulico. Smontata invece la ruota posteriore destra, si arriva a tutte le elettrovalvole di comando delle servoassistenze, cioè PTO, drive power, bloccaggio doppia trazione e differenziali, ed anche si arriva a tutte le tiranterie di comando del cambio. La regolazione e l'eventuale smontaggio della stazione idraulica di sollevamento si effettua senza difficoltà dalla parte posteriore della macchina. Smontato il sollevatore, si può poi rimuovere il gruppo frizioni presa di forza, PTO, sempre dalla parte posteriore del trattore. Interventi di maggiore importanza sulla trasmissione sono effettuabili sfilando il gruppo cambio trasmissione dal retro della macchina. Nella parte anteriore, dopo aver separato il motore dalla macchina,
all'altezza della flangia Polano, si effettua l'eventuale sostituzione della frizione principale, oppure il controllo degli anelli di tenuta degli alberi di ingresso del cambio. Come si vede, tutte queste operazioni di manutenzione e riparazione che abbiamo illustrato sono eseguibili senza smontare la cabina e quindi anche da chi non disponga di officina particolarmente attrezzata oppure dotata di carro ponte. Vediamo ora il riassunto di tutto quello che abbiamo detto. Nei diversi capitoli abbiamo visto le novità tecniche relative 1. Alla nuova gamma motori 1.6 cilindri per il motto Power by Technology. 2. La nuova famiglia di trasmissioni a 6 marce e i 40 km all'ora con tutte le diverse opzioni. 3. Il pacchetto relativo al sollevatore elettronico. 4. Il sistema SBA, studiato dal gruppo Same per la prima trazione integrale di trattore, secondo il nostro motto Traction by Technology. 5. Il Performance Monitor, vero computer di bordo. 6. Il nuovo styling Giugiaro, che è stato studiato per le linee dei nostri trattori. Hürlimann, il prestigio in campo. In sostanza, i dati della nuova gamma a confronto dell'attuale si riassumono in questa tabella, e cioè sono stesse dimensioni della gamma attuale, più potenza al motore, meno peso al trattore e un rapporto peso-potenza che è un record e conferma la nostra tecnologia che vince. Chiediamo cosa ne pensa l'ingegner Hamper, che ha appena provato il nuovo trattore. Un nuovo quantum jump in the tractor construction. Good. Are you satisfied? Yes, very much so. Da kann man nur sagen, das ist der Traktor für die Zukunft, ja? Yeah. Devo dire che è fantastico, non ho problemi, non ho parole. Magnifico, complimenti a tutti. Ragazzi, siete stati bravissimi.